Salve a tutti, bentrovati qui in Terramers. Quest'oggi siamo su un Fishing Planet, un simulatore di pesca. Ebbene sì, vi porto un gameplay di pesca in quanto sono emozionatissimi, pieni di colpi di scena e come si dice, è una roba proprio spettacolare, non si può mai stare fermi un secondo, ci si annoia mai. Però purtroppo mi piace la pesca e quindi ve l'ho cuccato lo stesso. Come possiamo vedere, già una prima occhiata è divisa in livelli, che qua abbiamo il livello 3. Qua a seconda dei livelli sblocchiamo le varie aree, questa è abilitata solo dal livello 5. Per il momento abbiamo solo il, come si chiama, il coso dei newbie e quindi abbiamo questo. Molto interessante perché questo gioco è strutturato in maniera tale che per andare in ogni posto, benché siamo in home state Missouri, il viaggio ci costa un tot di soldi che abbiamo qui. Ogni giorno che restiamo ci costa e ipotizziamo il mangiare, il bere, tutto quello che va dietro. Cioè implica però il viaggio è un costo fisso, il giorno è a seconda dei giorni, quindi più giorni stiamo più il costo del viaggio si spalma sui giorni. Ma per oggi facciamo solo un giorno. Come possiamo vedere abbiamo statistiche, qua ci sono la gente che pesca anche Sanpei, perché pesca Sanpei che ha pescato una balena, quindi pesca due volte, quindi diciamo perdere. Qui i nostri trofei possiamo vedere, al momento ho solamente un po', cioè un scardoete qua, però ho preso anche un lucio, non pensate. Abbiamo trovato questo, Unique, che i pesci si dividono in pesci normali, pesci trofeo e pesci unici. E qua ho avuto culo di prendere una, sono i persici, quelli stupidi piccolini. Ah, un chilo e due, cioè mica bagigi insomma. Ma dopodiché cosa abbiamo? Abbiamo lo store, molto figo, sembra quasi un sito, guarda che roba. Dove possiamo pescare, dove possiamo comprare le varie canne suddivise per livello, come vediamo con la stellina. Infatti purtroppo ho iniziato da poco, non posso comprare robe strane, ma... E qui vediamo anche la... come si dice, la parte monetaria di euro proprio che da componente di questo gioco. Ora ho dato un'occhiata molto veloce, però sembra che alla fine tutto sommato si può fare tranquillamente tutto, perché c'è comunque un'alternativa a tutto anche con i soldi del gioco, come possiamo vedere. Semplicemente ad esempio a livello 2 abbiamo questi due mulinelli, questo chiaramente è un pelo più figo, ma c'è niente di che. Come vediamo già quello di livello 2, cioè di livello 3, si avvicina molto, quindi cioè, non è una grossa un grosso peccato. Come possiamo vedere abbiamo canne, mulinelli, fili, possiamo avere quello da 0,12, 0,18. Io mi ricordo quando andavo a pescare, mi pare che usavo lo 0,2 praticamente per tutto, perché alla fine andavo sempre sui laghetti, per le trote, era un po' il tutto a fare. Abbiamo monoline, abbiamo anche i vari tipi di filo appunto, non solo come dimensione ma anche come composizione, come c'era l'intrecciato. Adesso non so se c'è qui da qualche parte, non lo riconosco perché è sempre roba da troppi soldi per di pochi cani come me che vanno a pescare per passatempo, quindi ok. Abbiamo gli accessori, è molto interessante perché tipo ad esempio comprando diverse come si chiama, portacanna, possiamo vedere che ci abilitano ad esempio questa è quella che ho su io, che abilita a due canne, questa invece abilita tre. Ciò significa che se adesso ve lo posso far vedere dopo, ah no, inventario, eccoci qua, posso avere due set. Come vedete mi sono costruito un set da galleggiante e set da spinning, guarda che bellina la canna,
bella fine con 0,18. Tornando qui, un attimo ci troviamo. Esatto, allora abbiamo, ad esempio, questa ci permette di portare più canne, quindi possiamo metterci dei set preparati in precedenza. Questo è un coso sfigatello per tenere i pesci, come possiamo vedere è massimo 4 kg, ma il peso massimo del pesce singolo 1,4 kg. Non è fish friendly, durability non so, non l'ho vista calare, quindi adesso vedremo. E ad esempio questo è per tenere i pesci, qui possiamo decidere di tenere questo oppure la tramogia, come si chiama, non mi ricordo più. Vabbè, la rete per i pesci, che vediamo, fish friendly, yes, probabilmente restano vivi. E poi abbiamo questo che non riesco a non ho ancora capito, credo che con lines si intenda qualcosa riguardo alle, come si chiamano, appunto, alla possibilità di portarsi dietro più o meno filo. Adesso questo devo ancora capirlo. Abbiamo i vari galleggianti, ami, cioè bel fornito, sembra una roba a 4 stelle, 4 brassi in franco, ma è ben personalizzato. Dopo anche andiamo a vedere le cose, eccole qua, le esche. Abbiamo tutta una serie di esche a seconda del pesce che vogliamo prendere, e anche le licenze. Questa è una roba interessante, in quanto di per sé non si ha la licenza di base, no, del Missouri, che questa ad esempio ti permette di tenere anche regular seized fish, cioè puoi tenerti tutti i pesci di regular seized, cioè non particolarmente grossi, come ad esempio, allora qui dice tutti i persici qua, come si chiamano, da trofeo devono essere rilasciati, mentre quelli giovani o quelli comuni possono essere catturati. E quindi al momento ce la si ha. Adesso vediamo qui, dovrebbe essere, no dai, era qua da qualche parte, ma eccola qua, quella basica del Missouri, che è un limited. Credo che sbloccando anche ad esempio New York qua, penso che la basica si applica per tutti. E come vediamo adesso, se riusciamo a prendere qualcosa, se riusciamo a prendere qualcosa vi faccio vedere la differenza tra il per forza rilasciato o no, che sinceramente non so cosa succede se tengo un pesce che dovrei rilasciare, ma quello lo vedremo in un'altra maniera. L'ultimo che manca è il premium shop, che vediamo è abbastanza costicchio anche, tutto sommato abbiamo 500 credits e i soldi, oh mio Dio. Boh, qua sarà da controllare più in specifico, ma al momento non ho intenzione, anche se devo dire che è un bel, molto ben strutturato, tutto sommato quasi qualche soldo glielo do, ma penso che prenderei DLC, perché sì, questo qua è free to play, però in certi pesci, per sbloccare certi pesci, credo solo pesci, praticamente c'è da comprare degli altri DLC. Sono tre tipo, in totale sono 60 euro, ma prendiamo uno, prendiamo quello delle carpe, che sono simpatiche, sono pacciacose, ma penso che siamo già andati abbastanza di farvi vedere la parte qui. Andiamo subito a controllare, a vedere di fare una pescata, che qui c'è un'altra serie di robe da vedere. Eccoci qua, come possiamo vedere c'è roba incoming ancora, questo è ancora, come si chiama, in non mi viene il nome,
Il nome tecnico è in preordine, vabbè, quella roba lì, insomma, qua non è ancora uscito, però possiamo vedere, molto interessante. Abbiamo tutti i vari indicatori di temperatura, la velocità del vento, la direzione, la giornata com'è, uggiosa, quindi probabilmente più fredda, quindi il pesce sarà, eccoli qua, nel freddo il pesce tende ad essere più attivo verso sera, in quanto l'acqua si è un pelo scaldata, no? Quindi sappiamo che alla mattina ci sarà poca attività, verso sera ci saranno le prede maggiori, ma come ad esempio vediamo nel giorno, i picchi si hanno dopo il pomeriggio e la mattina presto, perché cosa tempo il caldo, se la si frattano sotto l'acqua, stanno al fresco e quindi a okay, no? Quindi che dire, possiamo subito andare a vedere un po' i stili di pesca. Andiamo subito, scegliamo questo che è il mio preferito. Eccoci qua, e come possiamo vedere possiamo pescare sia a galleggiante aumento, vai pesciolino, oppure possiamo pescare a spinning, signori, guarda che roba, questo è accessibile solo da livello 3 in poi, ci permette di prendere dei bei pescioni. Carichiamo il lancio e via. Qua controlliamo la velocità del mulinello e via, un po' molto più interessante, decisamente più azione. Stanno già mangiando. E comunque, come dire, cioè è molto interessante questo, come possiamo vedere anche, vediamo se riusciamo, cioè l'acqua c'è una fisica, l'acqua, che signori, è veramente una roba spettacolare. E cosa voglio dire, dopodiché